dedicati al tema dell'open government. Come saprà chi di voi ha seguito già quello precedente che si è svolto lunedì, abbiamo avviato una serie di webinar tematici dedicati ad approfondire in particolare gli ambiti di policy che sono quelli di maggiore interesse per il governo aperto. Il primo webinar, quello che si è svolto lunedì, era un momento, diciamo, dedicato a un approfondimento di scenario sul tema dell'open government. A 10 anni dalla, insomma, dalla nascita, comunque dalla presentazione di questo modello di governo. È stata un'occasione per capire come è stato declinato, quali sono, le visioni, quali sono anche le applicazioni più recenti, sia nel contesto europeo che internazionale. Con invece il webinar di oggi iniziamo invece la parte di approfondimenti tematici. Il primo tema sul quale ci confrontiamo è quello legato alla partecipazione dei cittadini e alla collaborazione tra le amministrazioni per migliorare la qualità delle decisioni pubbliche. Io vi chiedo di darci un feedback utilizzando la chat del fatto che vedete e sentite correttamente, in modo da capire, insomma, che tutti abbiate facilità nel partecipare e nel seguire. Vi ricordo che potete usare la chat per inserire le domande che volete porre ai relatori. Abbiamo oggi un gruppo di relatori molto, molto ricco, molto denso di interventi, tutti estremamente interessanti. Quindi se ci sono domande, se avete delle curiosità, delle proposte o comunque volete in qualche modo interagire, potete farlo utilizzando la chat. Io adesso intanto che aspettiamo che tutti siate collegati, vi riassumo brevemente l'organizzazione di questo webinar. Tra pochi minuti io lascerò la parola alla prima relatrice, che è Yolanda Romano. Come vi dicevo all'inizio, questo ciclo di webinar è legato all'iniziativa OGP, che in Italia è coordinata dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In questo momento questa iniziativa è supportata da Formez PA attraverso un progetto che supporta appunto il Dipartimento Funzione Pubblica nell'attuazione dell'iniziativa. All'interno del progetto è costituito un gruppo di, diciamo, di esperti, una task force che lavora a stretto contatto con il Dipartimento Funzione Pubblica, in particolare col Point of Contact di OGP, che è la struttura che in qualche modo coordina e alla responsabilità di gestire l'iniziativa. Yolanda Romano è parte di questo gruppo di esperti con competenze in particolare sul tema della partecipazione, quindi gli abbiamo chiesto di aprire questo webinar aiutandoci a inquadrare meglio questo tema legato in particolare a una forma di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini nelle decisioni che è il dibattito pubblico. Gli altri relatori che vedete riassunti nella slide sono stati invitati per rappresentare il punto di vista delle proprie amministrazioni sul tema della partecipazione, nelle modalità, quindi declinandolo nelle modalità nelle quali questa modalità di coinvolgimento attivo sia dei cittadini che delle altre amministrazioni nella presa di decisione viene attuata. Come vedete, sono due interventi successivi a livello centrale, quindi sarà un intervento del Ministero delle Infrastrutture e successivamente quello del Ministero della Transizione Ecologica. Abbiamo poi due interventi che sono, diciamo, ci aiutano ad aprire la visione sul tema della partecipazione. Uno è quello di Sabrina Franceschini della Regione Emilia-Romagna, che invece ci racconta un'esperienza consolidata da tanto. La Regione Emilia-Romagna è stata tra le prime regioni italiane a dotarsi di una legge regionale sulla partecipazione. Loro da tanto fanno un lavoro importante come regione anche nel coinvolgimento degli enti locali nel portare avanti in maniera strutturale iniziative di partecipazione. E infine abbiamo invitato Luigi Reggi, che è fondatore e presidente di Moniton. Moniton è una delle iniziative più importanti in Italia,
molto apprezzata e riconosciuta anche nel contesto europeo e internazionale di monitoraggio civico, quindi di coinvolgimento ancora una volta dei cittadini in una logica di accountability, quindi di valutazione di come i soggetti pubblici utilizzano i fondi e quindi in qualche modo in una modalità che aiuti poi la pubblica amministrazione a migliorare, quindi a capire rispetto al proprio intervento, alla propria azione, qual è stata l'efficacia e su che cosa si può intervenire per migliorare in particolare la spesa, l'utilizzo delle risorse nazionali e di quelle che arrivano dall'Unione Europea. Io mi taccio, ho già parlato molto, quindi interrompo la mia condivisione e lascio la parola alla prima relatrice, che è Iolanda Romano. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti. Sono molto contenta di essere qui. Abbiamo un pubblico molto numeroso. Chiederei subito alla regia se può condividere le slide che io cercherò di manovrare in remoto. Benissimo. Fai clic. Non va avanti. Eccola. Che cos'è il dibattito pubblico? Ho visto fra diciamo, gli iscritti all'evento che molte persone vengono da amministrazioni e non necessariamente sono edotte su che cosa sia questo strumento. Quindi ho pensato di partire con una presentazione dello strumento. Il dibattito pubblico è stato introdotto nel nostro ordinamento con un decreto attuativo nel 2018-76 che dava attuazione a un articolo di legge del codice dei contratti pubblici, il 22. E si tratta di una procedura di informazione e di confronto pubblico con i cittadini che sono interessati dalla realizzazione di una grande opera. Il confronto si concentra sull'opportunità dell'opera, se farla o non farla, sulle soluzioni progettuali alternative, e in particolare sugli impatti che queste opere possono avere sul territorio. Il decreto stabilisce i tempi di svolgimento e istituisce una commissione nazionale che ha un compito di vigilanza e anche di emanazione di raccomandazioni. Il decreto introduce un limite, una soglia di costo di dimensioni al di là del quale l'opera, il dibattito pubblico su quell'opera si rende obbligatorio. E stiamo parlando solo di opere che ricadono nel codice degli appalti, quindi opere pubbliche. In particolare, lo dico per la relatrice che poi parlerà dal punto di vista del MITE, il dibattito pubblico non si rende obbligatorio, per esempio, per gli impianti energetici o di gestione dei rifiuti, spesso non sono opere pubbliche, ma in realtà ce ne sarebbe un grande bisogno, perché si tratta di uno strumento che permette di verificare le modalità attuative di un'opera prima che sia troppo tardi per trattare un conflitto o una difficoltà di attuazione. Che cosa si propone di fare questo strumento? Questo lo dico sempre perché purtroppo ci sono molte false credenze intorno al dibattito pubblico, ma anche in generale ai processi partecipativi. E cioè, una delle false credenze è che questi siano strumenti di manipolazione o costruzione del consenso a posteriori su scelte che sono già state in qualche modo fatte. In realtà l'obiettivo del dibattito pubblico è tutt'altro, e in particolare di creare un contesto per migliorare la progettazione dell'intervento, aumentando sia le opportunità che il progetto può portare alle comunità in termini di miglior dialogo e interazione con il territorio, sia dal punto di vista di una maggiore sostenibilità anche nel tempo. E questo perché? Perché si apre questo procedimento quando siamo in uno stadio ancora preliminare della progettazione, quando le porte alle varianti sono ancora aperte. In particolare si definisce che il dibattito pubblico si debba fare sul documento delle alternative progettuali, che è sostanzialmente la prima parte del progetto di fattibilità.
Qual è la principale differenza, per esempio, da quello che accade nell'ambito di una procedura di valutazione di impatto ambientale che tutti conosciamo, che la VIA viene fatta su un progetto che ha uno stadio definitivo, quindi è molto più difficile migliorare il progetto perché ci sono una serie di costi affondati, come dicono gli analisti delle politiche pubbliche, cioè costi di progettazione che rendono difficile fare dei passi indietro. Le attività che prevede il dibattito pubblico sono attività intensive, diciamo, di comunicazione pubblica, presentando un dossier informativo che illustra in modo non tecnico le caratteristiche dell'opera, dei momenti di approfondimento progettuale, di confronto con gli esperti, l'eventuale proposte, l'emersione di proposte scenari migliorativi e poi la presentazione pubblica dei risultati. Questo è molto importante. Il dibattito pubblico non è cogente rispetto alle decisioni dell'autorità dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che promuove il dibattito pubblico. Il coordinatore del dibattito pubblico conclude il procedimento con una relazione finale che rende conto di tutte le questioni emerse, delle criticità e anche delle proposte, e lo consegna al proponente, cioè chi deve realizzare l'opera. E poi il proponente che redigerà un dossier conclusiva nel quale dirà qual è la posizione definitiva che assume, per esempio l'alternativa scelta, se procedere o meno con l'opera e se ci sono delle parti che intende modificare, perché intende farlo o perché non intende farlo. Quindi è un'operazione anche di grande trasparenza. I tempi stabiliti per legge sono complessivamente di circa 10-12 mesi, sono i tempi massimi questi. Ci sono dibattiti pubblici che si sono svolti in tempi molto più ridotti, ma dobbiamo evidenziare che recentemente ci sono stati degli interventi normativi che hanno rivisto questi termini temporali, riducendoli in particolare per le opere che sono previste nel PNRR. Allora, questa legge è stata approvata ad agosto del 2018, sono passati più di 2 anni, per quasi 2 anni questa legge è rimasta inapplicata. Non è questo il momento, perché non abbiamo il tempo, di fare una riflessione sul perché questa legge sia rimasta inapplicata, ma quello che mi sento di dire, soprattutto perché in questa sede io rappresento la task force del Dipartimento Funzione Pubblica sul governo aperto, è che abbiamo evidentemente un problema culturale. Non è pronto questo paese per fare delle operazioni, non è ancora pronto per fare delle operazioni di apertura, di trasparenza, di partecipazione così intensive, così importanti su delle grandi opere. Perché se fosse stato pronto, la legge sicuramente sarebbe stata applicata. Tuttavia, vediamo nel 2021 dei segni molto importanti di ripartenza. Intanto, a fine dicembre è stata finalmente istituita la Commissione Nazionale sul Dibattito Pubblico, che è molto attiva, ha già emanato 2 raccomandazioni e naturalmente svolge una funzione anche di promozione di questo strumento così importante. A inizio del 2021 è stato avviato il primo dibattito pubblico ai sensi della legge da parte dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale per la ditta La Diga Foranea di Genova, opera poi inserita nel PNRR, ed è appena stato lanciato da ANAS un nuovo dibattito pubblico per la SS693, la strada a scorrimento veloce del Gargano. Quindi cominciamo a vedere dei segnali molto interessanti. Recentemente, con un decreto del 31 maggio che è stato convertito in legge a fine luglio, numero 208, il governo ha stabilito una riduzione dei tempi del dibattito pubblico per le sole opere indicate in un allegato di questo decreto, e cioè le grandi opere che sono, contenute nel grandi opere infrastrutturali nel PNRR. I termini sono stati abbreviati in modo, molto importante, perché la durata massima del dibattito pubblico da 3 mesi è passata a 45 giorni e tutti gli altri tempi del procedimento sono stati ridotti della metà. Il procedimento quindi è stato semplificato, ma seppure siano stati ridotti i tempi, è stato introdotto un elemento che poi, se volete approfondire, trovate nella raccomandazione 2 della Commissione,
e cioè che gli esiti del dibattito pubblico entrino direttamente a far parte della conferenza dei servizi. Questo è un elemento molto importante, la conferenza dei servizi che analizza e approva il progetto, perché dà dignità ai risultati del dibattito pubblico, lo rende molto più pesante ai fini anche della riduzione dei tempi autorizzativi. Qui queste slide naturalmente saranno disponibili, vi ho messo l'elenco delle opere che sono citate nel famoso allegato 4 che ho appena detto, come vedete sono le più importanti opere, fra le più importanti opere che stanno per partire per connettere l'Italia, utilizzando diciamo uno slogan di qualche anno fa del Ministero delle Infrastrutture, secondo me molto riuscito. Ci sono tuttavia anche altre opere che non sono previste all'interno del PNRR, ma sono opere che a cui il governo ha dato attuazione, anche corredandole da figure importanti come i commissari straordinari di governo. Sono 78 opere che comprendono infrastrutture stradali, ferroviarie, opere per il trasporto rapido di massa, opere di natura idraulica e opere portuali. Queste opere sono finanziate con fondi complementari e a seconda delle loro soglie saranno soggette o meno a dibattito pubblico, potranno essere soggette o meno a dibattito pubblico. Quindi in sostanza cosa voglio dire? Noi abbiamo di fronte una grande opportunità per il governo aperto, perché quel cambiamento culturale che non è avvenuto fino adesso, con questa massa critica di opere, se davvero si attueranno processi di consultazione, di coinvolgimento, di comunicazione e anche di trasparenza, potrebbe davvero far fare un salto in avanti molto importante al nostro paese. Vi ricordo che la Francia vanta una legge sul dibattito pubblico già da più di 20 anni, la legge Barnier, che poi è stata modificata, e su questo poi non possiamo entrare nel merito, ma esistono dei testi per approfondire questo tema. In particolare vorrei ricordare il libro sul dibattito pubblico edito da Italia Decide 2 anni fa, proprio in relazione all'uscita della legge, dove potete trovare tutte le informazioni anche sul caso francese. Nel PNRR ci sono però altre opportunità per la partecipazione dei cittadini. Adesso non entro nel merito, ma io ne ho identificate alcune, sicuramente altri potranno identificarne altre. Sono opportunità in cui la partecipazione dei cittadini potrebbe aiutare l'attuazione sia di misure che possono generare conflitti territoriali, penso agli impianti di gestione dei rifiuti oppure di produzione di energia o altre infrastrutture per la mobilità sostenibile. Poi ci sono tutte le misure di tipo coprodotto che coinvolgono i cittadini, come le comunità energetiche, misure di formazione, misure di rigenerazione e housing sociale, ma sicuramente ce ne sono anche altre. Ultima cosa che vorrei dire, per poter fare un cambiamento così importante e radicale nel paese, e cioè andare verso il governo aperto, è importante lavorare in sinergia. E le varie pubbliche amministrazioni insieme all'organizzazione della società civile possono essere molto importanti in questo compito. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il quinto piano d'azione che si accinge a disegnare entro la fine di quest'anno, e questo webinar fa parte del percorso di creazione, è uno spazio molto importante che può aiutare a creare questa rete. E è anche uno spazio abilitante che può prendere forma in relazione alle diverse spinte degli attori che fanno parte di questo processo. Quindi questo è un invito a partecipare, a seguire le iniziative del Dipartimento in merito al governo aperto, perché può essere davvero un laboratorio, una cabina di regia che aiuta il paese a andare in questa direzione. Io mi fermo qua, vi ringrazio e vi ricordo appunto che questo webinar rientra nelle attività del progetto OpenGov, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta. Grazie a tutti. Grazie, grazie molte Yolanda per questo intervento, per aver raccontato in maniera così semplice un tema che spesso appunto è stato magari frainteso o poco compreso, come
quello legato all'applicazione del dibattito pubblico. Io darei a questo punto, visto che il collegamento è proprio molto stretto e diretto, la parola a Mauro Bonaretti, che è capo dipartimento dei trasporti appunto al Ministero, quindi che in qualche modo è chiamato in causa da questo ragionamento sull'utilizzo di questo strumento per le grandi opere, in particolare quelle legate al PNRR. Prego, Mauro. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, io dico tre cose semplici. Uno, perché è importante il dibattito pubblico, quando va fatto il dibattito pubblico e come va fatto il dibattito pubblico. Perché va fatto il dibattito pubblico? Allora, il dibattito pubblico, l'ha già detto, molte delle cose che dico ovviamente sono ripetizioni di quello che ha detto anche Yolanda, che abbiamo condiviso negli anni, eccetera, quindi forse sarà un po' ripetitivo. Allora, la prima ragione è perché è fondamentale il tema, cioè quando si deve fare un progetto. Un progetto si fa quando un'opera. Allora, noi partiamo dal PNRR. Il PNRR oggi è venduto molto e molto, come dire, comunicato come se fosse un'azione sostanzialmente di tipo macroeconomico. Lo è, ha un effetto sul rimbalzo del PIL, eccetera, fondamentale. Ma il PNRR sarà efficace, avrà un senso se quelle opere che sono previste saranno opere utili all'interno di un discorso di miglioramento della capacità e della competitività del sistema paese. Allora, il tema dell'utilità è un tema che non è così scontato. Ci sono delle dimensioni di soggettività all'interno della questione dell'utilità che sono. Non si tratta di andare a rileggere la legge di Kahneman e che cos'è l'utilità, ma il problema di fondo è che l'utilità per chi? Prendiamo un caso, lo stadio nuovo di Milano. È utile per chi? Per l'Inter, per il Milan, per i costruttori, per i progettisti, per le società che occuperanno i centri commerciali nell'intorno, per i cittadini. Ecco, allora, il tema di fondo è che l'utilità non è un dato definito una volta per tutte, ma l'utilità di un'opera dipende in grandissima parte dal punto di vista in cui quest'opera viene osservata e vista. Il dibattito pubblico, da questo punto di vista, secondo me, la prima questione chiave è: se un'opera è utile o no per chi vive in quel territorio, per i cittadini di quel territorio o per i cittadini che sono coinvolti all'interno di questo ragionamento e toccati da questa cosa. Da un lato, perché, come dire, il mettere in relazione interessi diversi aumenta la qualità progettuale. Inevitabilmente, punti di vista diversi consentono di, come dire, valutare se l'opera effettivamente è utile o meno e come quell'opera può essere migliorata e fatta realizzare nel modo migliore. Ma in secondo luogo, anche, e lo dico in questo senso adesso, anche per valutarne la sostenibilità. Perché noi siamo abituati a ragionare in termini di sostenibilità economica e adesso anche ambientale delle opere pubbliche. Ma le opere pubbliche hanno un tema anche enorme di sostenibilità sociale, cioè quanto quelle opere siano poi fattibili. Perché questo è un punto chiave, cioè il tema della sostenibilità non può essere ricondotto solo a stanno in piedi dal punto di vista economico e hanno una via. Ok, benissimo. Però se poi le persone che vivono e che, come dire, vivono nella relazione con quell'opera, non la condividono, non la ritengono utile, no? A, quell'opera non viene usufruita, non viene utilizzata, B, quell'opera non viene, come dire, lasciata realizzare. Faccio l'esempio banale di come è stata diversa la gestione tra, non, e lo dico consapevolmente rispetto a questo tema, come è stata diversa la gestione della questione dell'alta velocità, la TAV in Val Susa e il terzo valico invece da Genova verso nord. Ecco, la differenza sta lì, cioè in un caso
c'è stata un'opposizione feroce delle persone e la questione si è in gran parte rallentata, bloccata, ha avuto tutti questi, questi. Dall'altra parte è stata gestita da Yolanda Romano, che era stata, che era la commissaria di quell'opera in quel momento, ed è stata un'opera veramente condivisa e da, da tutti gli interessi, gli attori sociali, i comuni interessati della zona, eccetera. La differenza è fondamentale, cioè in un caso quell'opera si è dimostrata non sostenibile dal punto di vista sociale, così come era stata pensata, dall'altra parte quell'opera è stata progettata per essere sostenibile dal punto di vista sociale. Questo è un dato fondamentale. Ecco allora che il dibattito pubblico non è un problema, come diceva giustamente Leonardo, di manipolazione del consenso, ma è uno strumento utile a costruire decisioni che siano migliori qualitativamente e dunque perciò sostenibili socialmente. La terza dimensione, quindi la prima, dicevo, la qualità della progettazione, la qualità, l'utilità sostanziale della progettazione, la seconda, la sua sostenibilità dal punto di vista delle relazioni sociali. La terza è perché abituarsi a discutere intorno alle opere pubbliche, anche rispetto al tema dell'open government, eccetera, ha un valore dal punto di vista della costruzione del capitale sociale. Cioè la terza ragione è perché come dire, coinvolgere i soggetti e le persone, al di là della sua utilità strumentale, la costruzione dell'opera, è un esercizio, è un allenamento per costruire comunità. Le comunità non esistono, le comunità si costruiscono e si costruiscono nel tempo. E si costruiscono nel tempo non per decreto, perché si autodefiniscono con confini regolatori, ma perché c'è un allenamento quotidiano del fare comunità. Ecco, da questo punto di vista, condividere, discutere insieme, costruire relazioni intorno alle opere che riguardano una comunità ha un grande valore, che è quello di costruire capitale sociale. E come sappiamo, per tutte le ricerche che adesso stiamo a citare, il rendimento delle istituzioni è estremamente collegato al capitale sociale del territorio in cui queste istituzioni sono connesse. Ovviamente non è tutto rose e fiori, cioè per... E quindi io sono, dico queste cose perché sono uno strenuo sostenitore dell'utilità del dibattito pubblico. Dall'altra parte dico attenzione ai rischi, cioè quello che secondo me è, come dire, veramente pericoloso è farlo perché lo dice una norma. Ora vedo collegata anche Sabina Bellotti, con cui abbiamo lavorato tanto tempo su tutto processi di innovazione all'interno del Dipartimento della Funzione Pubblica. Quante volte processi di innovazione che nascevano cosiddetti sorgivi, cioè che nascevano spontaneamente all'interno di organizzazioni, amministrazioni, eccetera, poi presi, istituzionalizzati, normati, penso alla valutazione del personale, penso all'ufficio di relazioni con il pubblico, penso alla customer satisfaction, penso al controllo di gestione, penso eccetera, 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 si sono trasformati in adempimenti. Ecco, quello che secondo me è il rischio che non va corso in maniera assoluta è quello di trasformare il dibattito pubblico in adempimento. Lo faccio solo perché c'è una norma che dice che sopra una certa soglia il dibattito pubblico va fatto, che rottura, che scocciatura, allora bisogna che lo facciamo perché così ce lo togliamo di mezzo. Ecco, questo è il rischio che io vedo. Io penso che averlo istituzionalizzato ha un vantaggio, cioè di diffonderlo. Ha però questo rischio, stiamo attenti a non sprecarlo. Questo vuol dire, secondo me, due cose. Uno, che il dibattito pubblico va fatto nelle situazioni in cui è obbligatorio e va fatto con attenzione e con serietà, perché altrimenti si rischia di bruciare lo strumento. Dall'altra parte, che non va fatto solo in quelle circostanze. Cioè la fontana all'interno di un... Io guardate, ho fatto direttore, lo dico come esempio concreto che ho vissuto, ho fatto direttore generale del Comune di Reggio Emilia per 10 anni. Allora nulla ci ha fatto impazzire come il fatto di cambiare la fontana della piazza, di una delle grandi piazze del paese. Quello non aveva né soglie dimensionali, né eccetera, eccetera. Però era un dato identitario, simbolico di un paese che ha generato un conflitto enorme e eccetera. Allora, situazioni di quel tipo sono estremamente bisognose di dibattito pubblico.
chiamiamolo di discussione partecipata, di processi decisionali inclusivi, chiamiamolo come volete, ma ci sono dimensioni che vanno oltre quello della soglia, dell'obbligo, eccetera. Dibattito pubblico è utile, va fatto perché è utile, va fatto perché è utile per avere qualità migliore del progetto, perché riusciamo a gestire la sostenibilità, perché riusciamo a dare un contributo appunto a un open government, a un governo aperto di relazione con i cittadini. Detto questo, quindi perché va fatto e secondo me in che logica va fatto? Cioè attenzione a non ricadere nella solita questione dell'implementale e così via. Dico quando va fatto? Secondo me, l'ha detto Yolanda prima, il prima possibile. Cioè nel senso che noi abbiamo un momento in cui il progetto nasce, in cui abbiamo molte opportunità di cambiare, valutare il progetto e bassi costi per cambiarlo. Man mano passa il tempo, sull'asse del tempo, la curva dei costi di conversione del progetto cresce e la curva invece delle possibilità di cambiamento decresce. E quindi ci si trova un punto in cui queste due curve si incrociano e lì non si torna più indietro, perché i costi di conversione del progetto e le possibilità di cambiamento sono uno troppo alto e l'altro troppo basso. Quindi il momento per farlo è veramente all'inizio, al momento dell'opera, perché è lì che si ha anche l'animo più aperto a poter mettere in discussione quello che è stato messo sul tavolo. Come? Secondo me il come è l'altro dato fondamentale. Ecco, il dibattito pubblico è una bellissima esperienza, è un modo, o comunque questi processi di partecipazione, eccetera, però vanno fatti in maniera professionale, non vanno fatti in maniera, e ritorniamo al tema dell'adempimento, non vanno fatti in maniera burocratica, non vanno fatti semplicemente con il dirigente del servizio che si mette lì in maniera, come dire, un po' dilettantesca, improvvisata. Ci vogliono dei professionisti, esistono figure professionali, esiste una formazione. Secondo me il tema della formazione su questi strumenti è un tema molto importante, adesso anche con il rilancio della SGA, con altri strumenti di formazione. Questi stessi progetti, diciamo, di institutional building, secondo me vanno in questa direzione, che secondo me è l'unica direzione possibile. Cioè il dibattito pubblico si sviluppa non se facciamo altre leggi che perfezionano il dibattito pubblico, ma secondo me il dibattito pubblico e comunque i processi diciamo decisionali inclusivi si svilupperanno se noi formiamo competenze che vanno in quella direzione. Abbiamo un grande bisogno di introdurre nuove competenze. Ultima questione, la dico così come mi viene, perché è una riflessione che ho fatto in questi ultimi tempi, diciamo, questi ultimi giorni proprio. Tutte queste cose sono fondamentali, attenzione a non confondere, secondo me, lo strumento con il fine. Cioè, il tema dell'eterogenesi dei fini. Però, in questo caso, io ho una domanda che veramente mi faccio e alla quale non ho una risposta. È una discussione che, come dire, la scienza della politica si è interrogata molto, probabilmente ha già sviluppato molte risposte, ma alle quali io non ho in questo momento in testa la risposta. La partecipazione e il governo aperto valgono per sé, in sé, in quanto tali, o sono uno strumento? Allora, se uno mi chiede, ma il dibattito pubblico lo devo fare sempre? Dico no, lo devi fare quando serve, quando è utile, quando è necessario, eccetera, perché altrimenti rischia di essere un costo. Ma il ragionamento sulla partecipazione e sulla costruzione di modelli partecipativi, di sviluppo di capitale sociale, eccetera, è un fine o un mezzo? Cioè un mezzo per avere decisioni pubbliche migliori o un fine se stesso il fatto comunque di sviluppare appunto capitale sociale, partecipazione, come diceva Gaber, non è stare sopra un albero la libertà ma è partecipazione, quindi un fine dal suo punto di vista. Perciò ecco, su questo io, visto che voi avete questa grande fortuna di seguire un progetto così bello, interessante, proprio sul tema dell'open government, secondo me questa questione è una questione, se volete, un po' filosofica, ma secondo me è importante, perché altrimenti io vedo spesso, come dire, processi partecipativi che sembrano quasi essere finalizzati a se stessi, all'essere processo in quanto tale, al costruire, come dire, architetture che garantiscono la partecipazione non necessariamente finalizzata. Poi mi sono anche chiesto, sì, vabbè, ma forse questo è davvero un fine in sé.
È una cosa a cui non ho una risposta, è una domanda e ve la lascio lì, voi avete la possibilità di ragionarci per il tempo e beati voi che fate una cosa così divertente. Grazie. Grazie, grazie molte Mauro per questo intervento. La prima cosa che mi sento di dire è che sugli spunti e le cose, i temi che hai affrontato potremmo fare un altro ciclo, cioè solo partendo dai punti che hai descritto ora nell'intervento. Però recupero uno dei punti che hai toccato, che è quello di costruire le decisioni e costruire le comunità, che credo sia un punto di partenza ottimo, nonché diciamo un gancio perfetto per l'intervento di Maracossu, del Ministro della Transizione Ecologica, a cui abbiamo chiesto proprio di raccontare come si costruiscono le comunità, cioè come si lavora con le persone per portarle dentro le decisioni. Quindi grazie ancora, io chiederei a Mara di condividere il suo intervento. Sì, grazie molte, buongiorno a tutte e a tutti anche da parte mia, e grazie per questo invito, perché è un'occasione per me di apprendimento davvero importante, quindi sono davvero molto contenta. Io oggi vi racconto del processo e parto dall'ultima parte dell'intervento del dottor Bonaretti, nel senso che è davvero una domanda per me molto stimolante. È un fine o un mezzo l'architettura di cui stiamo ragionando e che oggi vi racconto. È una domanda che fa riflettere molto, e adesso vedremo il perché provo a raccontarvi l'architettura che nasce da, anche qui un'altra domanda, nasce da un mandato normativo, e il tentativo è quello di dare corpo e contenuto ad un mandato normativo, per la verità non stringente, ma diciamo tendenzialmente abbastanza ampio, che ragiona in termini di coinvolgimento attivo della società civile nell'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia. Provo a condividere lo schermo. Spero lo vediate. Ok, quindi il contesto in cui noi lavoriamo, io in questo momento coordino la struttura che si occupa di sviluppo sostenibile e fiscalità ambientale presso la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo. Ci occupiamo in particolare dell'attuazione, della revisione e del monitoraggio della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Abbiamo un mandato normativo dal punto di vista dell'attivazione multilivello del coinvolgimento della società civile, che abbiamo provato a declinare attraverso la costruzione di, come diceva il dottor Bonaretti, un'architettura che sta cercando di assumere un significato e un ruolo all'interno, diciamo, dei processi di inclusione nelle decisioni, che ovviamente solleva una serie di domande, riprendendo gli interventi sia della dottoressa Romano che del dottor Bonaretti, nel senso che c'è anche tutto un tema, secondo me, legato all'aspettativa che nei processi decisionali le organizzazioni e i cittadini pongono, alla scala del processo e ovviamente alla finalizzazione, con un tema che dalla nostra prospettiva è emerso in maniera sempre più evidente, che è quello della credibilità. E quindi mi aggancio anche qui all'ultima parte dell'intervento della dottoressa Romano, della necessità di considerare gli esiti del dibattito pubblico all'interno della conferenza dei servizi, che poi approva o comunque dà luogo all'approvazione delle opere, perché il senso del contributo che ognuno porta all'interno del processo partecipativo e la visualizzazione, la capacità di vedere che il proprio contributo ha senso rispetto a quel processo, dal nostro punto di vista, per dirla col dottor Bonaretti, creando comunità crea credibilità delle istituzioni, e quindi diciamo in questo processo circolare molto virtuoso è un po' l'attenzione che noi poniamo. Molto brevemente, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile di cui ci occupiamo dà attuazione e coordina l'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia, fa da quadro di riferimento per le valutazioni ambientali e la programmazione territoriale, per norma di approvazione, per delibera CIPE, per la verità di approvazione, per direttiva Presidenza del Consiglio, c'è l'obbligo di attivazione di una piattaforma per il coinvolgimento della società civile, non meglio identificata, né nei modi né nei tempi. Attualmente siamo in fase di revisione. Ho soltanto un accenno al fatto che la strategia, diciamo, riprende e costruisce una serie di obiettivi strategici nazionali, quindi costruisce un quadro di riferimento strategico riprendendo la struttura di Agenda 2030 e inserendo una sesta area legata a tutti i temi che guardano le condizioni abilitanti alla trasformazione che si vuole produrre. Quindi diciamo il tema della partecipazione è posto in termini di condizione abilitante
e di partecipazione e costruzione di partenariati istituzionali e non, posto come condizione abilitante con una, diciamo, qualifica molto precisa all'interno della struttura della strategia. In questo processo di revisione, uno degli elementi, anche qui è un tema già emerso, uno degli elementi che sono emersi nell'ambito del dibattito che si è creato con gli attori che costruiscono, diciamo, il sistema di attuazione della strategia nazionale e quindi le regioni e le province autonome, perché per norma le regioni e le province autonome stanno adottando le proprie strategie regionali per lo sviluppo sostenibile e noi abbiamo accordi di collaborazione con ognuna di loro e forniamo supporto anche noi attraverso il PON Governance a questi processi di elaborazione. Scusami un secondo, mi segnalano che l'audio è un po' basso, se puoi alzare. Certo. Meglio. Sì, meglio, grazie. Provo ad avvicinare il microfono. Certo. Grazie. Dicevo, il sistema, diciamo, che dà corpo all'attuazione e alla revisione della strategia si compone di una serie di attori che sono territoriali, ma anche appunto della società civile. Questo sistema dà seguito ad un mandato di nuovo normativo dell'articolo 34 del decreto 152 del 2006 che definisce la necessità che regioni e province autonome si dotino entro un anno dall'approvazione della strategia nazionale delle proprie strategie regionali per lo sviluppo sostenibile. Per costruire, diciamo, all'interno di questo mandato un sistema di attori e una rete di attivatori, noi abbiamo lavorato attraverso accordi di collaborazione con regioni, province autonome, città metropolitane per supportare anche attraverso l'aiuto del PON Governance con un progetto dedicato all'Agenda 2030 a supportare l'elaborazione dei documenti strategici territoriali, non solo, anche a supportare e a mettere a sistema all'interno di tavoli di confronto istituzionale che abbiamo attivato nel frattempo, sempre con gli stessi attori, mettere a sistema un metodo di lavoro che guardasse sia alla condivisione di modalità con cui coinvolgere attivamente la società civile all'interno del processo, sia di creazione di strumenti e di strutture nell'amministrazione di coordinamento della decisione, quindi, diciamo, interdipartimentali che riuscissero a gestire la complessità estrema che sta dentro la visione unitaria dell'Agenda 2030 e della strategia nazionale. In questo quadro, lo slogan, o comunque sia la parola chiave che noi abbiamo attivato negli ultimi 3 anni, sia con le istituzioni territoriali, sia con la società civile e gli attori non statali, è quello della collaborazione, quindi la creazione di spazi molto praticati e continuamente praticati, in cui intanto diffondere un lessico, perché, diciamo, ci siamo accorti quando siamo partiti nel 2019 che le parole avevano significati diversi per i diversi attori intorno a un tavolo, e poi provare a costruire dei processi e degli spazi di confronto continuo per mettere a sistema e provare a lavorare in ottica di sistematizzazione e facilitazione dei processi territoriali. In questo senso, il ruolo e il lavoro che regioni, province autonome e città metropolitane stanno facendo per il coinvolgimento dei territori all'interno dei processi strategici per la sostenibilità è cruciale. Ieri dalla presentazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile della Sardegna, che ha attivato un processo di coinvolgimento degli attori non statali molto ampio, e il grido, per dirla, diciamo, con la scala in cui stiamo lavorando, il rappresentante di ANCI Sardegna sostanzialmente poneva il tema della caduta all'interno di un quadro complessivo degli interventi del PNRR sul territorio e della modalità con cui le strategie di sviluppo sostenibile riescono a filtrare, a drenare il contatto fra le comunità e i processi di attivazione già attivi e la messa a sistema degli interventi del PNRR sul territorio. Questo che cosa vuol dire dal nostro punto di vista? Che la revisione dei vettori ci porta a lavorare su 3 grandi dimensioni. Una è quella delle istituzioni collaboranti e dei partenariati innovativi, la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile e attività di educazione, formazione e comunicazione sempre per lo sviluppo sostenibile. Questi blocchi sono emersi da un lavoro che abbiamo fatto attraverso seminari e World Café con tutti gli attori che partecipano al processo di attuazione della strategia nazionale, e in particolare lo abbiamo fatto attraverso il Forum per lo sviluppo sostenibile. Nel 2019 il Ministero ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta alle organizzazioni in senso ampio, quindi anche imprese e attori non statali in genere,
fatto salvo per i singoli cittadini, perché l'idea era quella di attivare una piattaforma ampia in cui far cadere sia il processo di revisione e monitoraggio della strategia nazionale di rendicontazione in sede internazionale, sia i processi di messa a sistema delle decisioni intorno alle grandi politiche pubbliche, e quindi diciamo abbiamo avviato nel 2019 il forum. Il forum è uno spazio, come si diceva prima, non ci eravamo messi d'accordo con la dottoressa Romano, ma uno spazio abilitante o vuole essere uno spazio abilitante, in cui gli attori, abbiamo capito dopo 2 anni, arrivano con degli interessi ben precisi e delle aspettative ben precise rispetto al processo in cui si trovano, in particolare quello di intercettare in questo momento, emerso nel marzo del 2021 nella conferenza preliminare per lo sviluppo sostenibile. Il contributo del forum si soffermava soprattutto sulla relazione fra strategie di sviluppo sostenibile, quindi quadri di sostenibilità e attuazione del PNRR, quindi è evidente che questo è il tema al momento all'attenzione di tutti i soggetti, ed è altrettanto evidente, questa è la direzione in cui stiamo lavorando, quella di diciamo traghettare, lo diceva il dottor Bonaretti prima, le valutazioni ambientali come metodo, che richiama, mentre la dottoressa Romano raccontava del dibattito pubblico, a prescindere dal fatto che è anticipato giustamente rispetto alla via, ma l'approccio e le modalità di lavoro riecheggiano molto le modalità di lavoro con la società civile che viene proposta all'interno dei processi di valutazione ambientale. Quindi il passaggio da processi valutativi settoriali a processi di valutazione di sostenibilità più ampia, che tengano ampiamente in considerazione il tema dell'impatto sociale, del coinvolgimento e dell'arricchimento del capitale sociale, sono assolutamente al centro di questi ragionamenti. Ha dei compiti ben precisi il forum rispetto al processo di attuazione della strategia nazionale, ma al di là dei compiti che il regolamento gli affida, la verità è che l'aspettativa e il potenziale che il forum offre, attualmente ci sono più o meno 200 organizzazioni, abbiamo un gruppo di coordinamento che è scelto fra i coordinatori dei diversi gruppi di lavoro che sono stati attivati, e quindi costituisce un sistema entro cui garantire, o comunque sia garantire il supporto a noi nei processi che dobbiamo portare avanti, ma anche come ambiente costruttivo e consapevole rispetto al quale poter appoggiare alcuni percorsi interni all'amministrazione e anche, perché no, esterni. Questo sta succedendo per l'aggiornamento di alcune strategie di settore, ma in prospettiva il fatto di avere uno spazio abilitato e abilitante per poter mettere alla prova, calare e esercitare alcune funzioni, diciamo, e processi di inclusione della decisione in maniera più diretta e più specifica, è assolutamente diciamo, nell'agenda del lavoro e del ragionamento che vogliamo fare. C'è un percorso dedicato ai giovani in termini di che parte dal termine dell'ascolto, quindi diciamo indipendentemente è un percorso continuo, non ha un termine, quindi in qualche modo amiamo dire che è un processo incrementale, qualunque cosa, con tutte le implicazioni positive e negative che questo comporta, quindi è un processo di apprendimento reciproco, è un processo di abilitazione reciproca, sia di livello strategico, quindi capacità di intercettare e intervenire da parte del forum su documenti strategici di rilievo e quindi avere un'opinione, sia dal punto di vista della coprogettazione di iniziative che stanno nell'alveo dell'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile. Qual è la relazione tra il governo aperto in generale, ma il progetto OpenGov e il forum e la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile? La possibilità e la capacità di lavorare sulle aspettative e sul potenziale che abbiamo in qualche modo rilevato in questi 2 anni di lavoro all'interno del forum per lo sviluppo sostenibile ci ha portato ad avvicinarci al progetto OpenGov, al Dipartimento per la Funzione Pubblica, che molto, in maniera molto, non solo con molta disponibilità, ma anche con estrema professionalità, diceva prima di nuovo Bonaretti, è necessaria, e noi in questo caso non l'abbiamo, quindi avere a fianco una struttura estremamente professionale dal punto di vista del governo aperto, con una competenza molto diretta, è per noi molto importante per capire lo spazio, come questo spazio può essere utile, può essere arricchito e poi in qualche modo includere ed essere di supporto a processi decisionali anche laterali. Il forum, dal punto di vista dei pilastri dell'amministrazione aperta, ha assolutamente delle dimensioni di interazione rilevanti, quindi dicevamo prima, uno spazio abilitato, oltre che abilitante, che può attivare un processo continuo che poi in qualche modo può preludere a consultazioni specifiche,
questo è un po' uno dei temi su cui stiamo ragionando insieme al Dipartimento, insieme al Formez. È un processo incrementale, nel senso che, come dicevo prima, è uno spazio attivo e su cui stiamo attivando anche percorsi e seminari formativi interni per poter in qualche modo abilitare i partecipanti a poter avere effettivamente un ruolo all'interno dei processi decisionali, e perché anche le competenze dal punto di vista di chi partecipa per poter effettivamente dare un contributo al processo non è una questione irrilevante. Noi abbiamo tutte organizzazioni abbastanza codificate da questo punto di vista e abbastanza attrezzate. C'è il tema, si diceva prima, della costruzione delle comunità, c'è il tema della relazione tra il forum nazionale e gli strumenti di coinvolgimento che regioni, città metropolitane e province autonome hanno attivato, e anche quelli locali che si stanno attivando a livello degli enti di area non vasta. Su questa questione noi abbiamo spinto metodologicamente per una iniziativa e per un'ottica di non duplicazione delle iniziative, quindi in qualche modo abbiamo chiesto di nuovo costruire degli spazi che fossero abilitanti per reciprocamente per l'istituzione e per gli attori coinvolti, perché in qualche modo potessero dare un contributo ai processi decisionali che stanno dentro e che passano attraverso le strategie di sostenibilità come quadro di riferimento. A livello regionale, in molti casi, per esempio Regione Sardegna, come dicevo ieri, ma diverse regioni si stanno attivando in questo senso, e costituisce una possibilità di mediazione rispetto ai territori per il PNRR e per gli interventi delle politiche pubbliche, essendo un quadro così vasto a disposizione dei processi di inclusione dei cittadini alla costruzione delle comunità locali. È evidente che hanno una scala molto diversa rispetto all'intervento singolo. Stiamo parlando, e quello che i nostri rappresentanti ci chiedono è avere un quadro complessivo anche di interazione fra i diversi interventi che possono cadere sui territori, ma la preoccupazione principale è proprio questa: avere un quadro e tenere sotto controllo in che modo il PNRR e tutto il suo potenziale può essere ulteriormente accresciuto e può effettivamente tornare a livello di utilità per i territori attraverso una visione d'insieme, oltre che attraverso l'attivazione di dibattiti singoli. E poi, dal nostro punto di vista, siamo completamente a digiuno, il potenziale del digitale. Per questo abbiamo, riprendo una parte, un'azione del quarto programma, del quarto piano Open Gov, sapendo che il quinto è in fase di definizione, per dire che il progetto di collaborazione su cui stiamo ragionando insieme al Dipartimento per la Funzione Pubblica e al Formez ragiona in termini di funzionalità e possibile supporto del progetto Open Gov al processo complessivo, e quindi al sistema di attuazione della strategia nazionale con tutti gli attori che ne sono parte, con tre focalizzazioni tematiche specifiche, che sono quelle su cui noi abbiamo incontrato o abbiamo riconosciuto un potenziale più avanzato, ma anche alcuni problemi metodologici che abbiamo bisogno di sciogliere. Il primo è quello di formare ed educare al cambiamento, quindi in questo di nuovo il tema che poneva il dottor Bonaretti in termini di formazione e anche di professionalità, non soltanto dal mio punto di vista, non soltanto in termini appunto di accompagnamento dei processi e di facilitazione dei processi, ma anche di capacità di valutazione complessiva sulla sostenibilità delle politiche pubbliche. Un tema di coinvolgimento degli attori non statali a diversi livelli, quindi la relazione fra gli strumenti e le piattaforme di coinvolgimento attivo che sono state attivate a diversi livelli territoriali e quanto questo può in qualche modo aiutare le comunità locali ad interagire all'interno del processo. E un ultimo tema, che è quello su cui stiamo ragionando con il Forum per lo Sviluppo Sostenibile, di attivazione di partenariati innovativi che mettano insieme impresa, mondo della ricerca, organizzazioni giovanili e istituzioni per costruire delle proposte di transizione e trasformazione ecologica d'impresa che in qualche modo possano appunto beneficiare di una prospettiva più ampia all'interno delle iniziative e del quadro della strategia nazionale, che possano poi prefigurare modalità innovative di finanziamento pubblico ai progetti di transizione ecologica d'impresa. Questo è un po' il quadro del processo che stiamo in qualche modo seguendo. E colgo questa occasione per ringraziarvi davvero di questa occasione, ma anche della collaborazione con cui stiamo improntando il progetto a cui ci apprestiamo a lavorare insieme. Grazie mille. Grazie Mara per questo intervento estremamente interessante e anche per averci dato questa prospettiva
di come questa modalità di lavorare con i diversi attori, costruendo degli spazi e lavorando su processi abilitanti la partecipazione si possa fare concretamente, ecco, non è solo un racconto, ma è proprio un'esperienza concreta che voi state portando avanti da tanto tempo e sulla quale credo tutti abbiamo da imparare ed è bello da approfondire. Io darei adesso la parola a Sabrina Franceschini, proprio continuando su questo tema legato a come si abilita la partecipazione, quali spazi, quali processi si possono realizzare per coinvolgere in maniera attiva i diversi attori. Quindi lascerei la parola a Sabrina Franceschini, che è responsabile della partecipazione della Regione Emilia-Romagna. Ecco qua, prego. Vedete la mia condivisione? Sì? Ok, Sì, vediamo. perfetto. Beh, insomma, arrivando a questo punto della discussione, devo dire che insomma, cerco di mettere in fila cose che sono state dette. Qui intanto è un effetto nostalgia per Mauro Bonaretti, no? Perché le cose che lui ha detto ce le dicevamo nel 2007. Questa iniziativa bellissima, l'ho fatto commuovere adesso, Campus Cantieri. E qui, no, come dire, il nostro guru era Bobbio con A più voci, questo manuale bellissimo e ancora attualissimo, nel senso che qui c'è un po' tutto quello che ci siamo detti fino adesso, no? Cioè, che senso ha la partecipazione, perché farla, no? Con sotto un'immagine però così, no? Di inquietante, perché la partecipazione fa ancora paura. Fa ancora paura soprattutto a chi non la conosce, perché poi chi si misura, chi si sperimenta, chi prova, no, a metterci le mani dentro, e parlo della paura che tante volte può avere un amministratore, un dirigente, si rende conto che la partecipazione fatta con qualità, con competenze, eccetera, eccetera, può non spaventare più di tanto, no? Quindi, di nuovo, può dare tante cose come quelle che appunto sono state dette, quindi non c'è solo il tema delle decisioni migliori, c'è il tema anche di società, no? Di relazioni migliori, tutte cose di cui abbiamo bisogno. E tutte cose che, insomma, sappiamo e in letteratura sono riportate da anni, no? Quindi perché molte policy sono coprodotte, è stato detto anche qui più volte, naturalmente questo è un tema che riguarda moltissimo anche tutta la realizzazione dell'Agenda 2030, perché siamo in una società estremamente complessa, no? Adesso siamo freschi di un Nobel per la fisica sui sistemi complessi, ma quelli sono gli stessi sistemi complessi che dal punto di vista sociologico Niklas Luhmann aveva già visto, no, come molto complessi anche dal punto di vista proprio delle relazioni umane. E c'è tutto il tema del conflitto, è stata citata proprio la TAV, e io qua ho proprio scelto questa immagine per dire appunto di nuovo: il conflitto non è che lo evitiamo semplicemente evitando di incontrare quelli che si possono opporre alle nostre scelte. Questa è insomma è una falsa credenza. In realtà, i fatti ci dimostrano da tanti anni che è esattamente l'opposto. Quindi partecipazione il prima possibile, porte aperte, anzi, quelli che si devono, che pensiamo che si opporranno alla decisione sono i primi da coinvolgere, tutte cose che appunto ci diciamo da tanto tempo. Allora, niente, io ho questa slide che ogni tanto ho usato per dire andiamo avanti, no? Cioè, abbiamo, e l'altro giorno però noi stiamo facendo formazione come Regione Emilia-Romagna, non vi parlerò tanto delle cose che facciamo, anche perché ne facciamo tante, abbiamo una legge, facciamo formazione, e nell'ambito della parte della formazione che stiamo facendo quest'anno, per esempio, abbiamo insomma la fortuna di avere Marinella Sclavi. Allora, ha fatto una lezione l'altro giorno Marinella Sclavi proprio sulle basi epistemologiche della partecipazione. E allora mi ha stimolato molto delle riflessioni nuove. Quindi, non guardare indietro, o magari sì, per esempio, lei diceva cose, anche ripeto, che abbiamo sentito da tanti anni, no? Ascoltare per capire, non solo per rispondere. Allora, per esempio, questa suggestione a me ha fatto pensare al tema oggi, no? Invece dell'efficienza, no? Cioè, è sufficiente essere efficienti nel rispondere alle domande dei cittadini, o forse prima di tutto dobbiamo interrogarci, capire quali sono le domande? Cioè, di nuovo, no? Questo tema che poi per chi si occupa di partecipazione, per chi fa facilitazione, si dice sempre, no? La cosa più importante è sapersi fare le domande, non andare a cercare le risposte. Allora, qui per esempio, dicevo, rispetto per esempio all'uso dell'intelligenza artificiale, noi facevamo degli esperimenti già anche diversi anni fa, quindi io sono assolutamente favorevole a tutto quello che è l'utilizzo delle tecnologie. Stiamo nell'ambito, fra l'altro, di una collaborazione con gli FP nel quarto piano dell'Open Gov,
implementando la nuova piattaforma di democracy, utilizzando TestyDim, quindi assolutamente favorevole, ma mi chiedo, attenzione, insomma, non illuderci che alcuni strumenti oggi siano adeguati, perché abbiamo fatto dei passi da gigante, ma rispetto appunto andare a capire, no, a interpretare i bisogni delle persone, non lo so, ecco, non, come dire, non pensiamo che a domanda e risposta sia un meccanismo sufficiente quando parliamo di partecipazione. E poi l'altra cosa, per esempio, che diceva Marianella l'altro giorno, era dal problem solving al problem setting, moltiplicazione delle opzioni, di nuovo, no? Cioè non andiamo a fare un intervento partecipativo solo per trovare delle soluzioni, ma per capire come ridefiniamo anche quello che è il problema, no? E qui, di nuovo, quello che diceva Mauro sul tema del fatto che i bisogni, che gli interessi, che l'utilità di una qualsiasi politica pubblica non sono dati per sempre e per tutti. C'è una responsabilità della politica nell'individuarli in alcuni casi, ma se ci si pone in una logica invece partecipativa di ascolto, dobbiamo mettere in campo questo tema, cioè che oggi nella società attuale abbiamo anche l'eccesso opposto, no? Cioè abbiamo troppe opzioni, non sempre reali, ho detto, perché qui c'è tutto il tema della comunicazione orizzontale che, insomma, sappiamo benissimo che cosa comporta oggi, cioè il fatto che poi le informazioni che circolano, le posizioni, sono anche delle volte manipolate, no? Manipolate, quindi non è tutto una manipolazione peraltro di una partecipazione top down, ma in questo caso appunto una manipolazione molto larga, molto estesa, che sfugge comunque all'interpretazione e anche alle capacità, credo, di ognuno di noi di poter dire serenamente no, io sfugo a queste manipolazioni, io ho tutti gli strumenti per capire qual è la verità, qual è la cosa giusta e qual è che non è. Credo che sia un tema molto importante. E poi anche questa cosa mi ha sollecitato molto, no, la riflessione, per cambiare un contesto devo provare a capirlo, per capire un contesto devo provare a cambiarlo. E qui secondo me c'è proprio, mi viene a questa domanda, no? Cioè tutto questo possiamo farlo con un dibattito pubblico o dobbiamo parlare di dialogo pubblico? Cioè qual è la differenza fondamentale alla fine, no? Cioè nella logica del dibattito io cerco in qualche modo di ricomporre gli interessi trovando una soluzione che magari possa anche soddisfare tutti. Nella prospettiva del dialogo io cerco di far sì che invece i vari interessi in gioco possano ricomporsi in un interesse collettivo, la logica win-win, no? Cioè provare appunto veramente a indagare quei bisogni e a capire se i nostri bisogni individuali possono trovare comunque soddisfazione nella logica di un interesse comune, di un bisogno complessivo della comunità. E in quel senso appunto non sto lavorando solo per decisioni migliori, per decisioni che sono sostenibili, ma anche forse perché sto costruendo delle comunità migliori e delle comunità più sostenibili. Poi così vi volevo raccontare di questo, no? Cioè noi sappiamo tante cose, l'ho detto fino adesso, però poi siamo, insomma, siamo così sicuri di sapere i cittadini, no? Ci preoccupiamo, vogliamo fare il dibattito pubblico, il dialogo pubblico, i processi partecipativi, ma i cittadini poi sono così interessati a venire ai nostri percorsi partecipativi e dialogare con noi. Allora noi ce lo siamo chiesti, o meglio l'abbiamo chiesto ai cittadini dell'Emilia Romagna. Noi quest'anno quest'anno insomma cadeva proprio il terzo anno della seconda legge sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna, che è la legge 15 del 2018, abbiamo una clausola valutativa molto impegnativa e per rispondere alle domande di questa clausola valutativa abbiamo messo in campo una serie di indagini. Abbiamo indagato, quindi intervistato, utilizzando prevalentemente lo strumento del questionario, tutti gli attori della partecipazione in Emilia-Romagna. Quindi chi lavora con la partecipazione, gli amministratori, chi ha beneficiato dei contributi che noi diamo con il bando, chi ha beneficiato della formazione, noi ogni anno facciamo un programma formativo, ma soprattutto per la prima volta abbiamo fatto un'indagine demoscopica sulla popolazione regionale, quindi un'indagine comunque campionaria. Qui ci sono insomma i dati anche tecnici, perché quando si danno anche questi dati, secondo me è sempre molto importante dire ok, ma queste cose chi ve le ha dette? E ce le hanno detti questi soggetti qua. E cosa ci hanno detto? Secondo me delle cose interessanti, o meglio, delle cose anche, vorrei dire, rassicuranti per noi che ci occupiamo di partecipazione. Perché rispetto appunto al chiedere ai cittadini emiliano-romagnoli qual è l'utilità della partecipazione, cioè se vedono un'utilità nella partecipazione,
le potete leggere e le avrete, quindi non mi soffermo sui singoli dettagli, ma vedete a colpo d'occhio come dire che la percentuale di accordo con queste affermazioni che parlano di un'utilità della partecipazione per imparare a confrontarsi con opinioni differenti, sia nella vita privata che collettiva. Cioè non è banale questa cosa, no? Cioè quindi quello che noi lasciamo alla fine di un processo partecipativo, alla fine di un dialogo pubblico, non sono solo decisioni migliori, se ci siamo riusciti, e questa comunque no, è un pochino il nostro faro, ma lasciamo anche persone, cioè cittadini migliori, e quanto c'è bisogno di cittadinanza, no? Cioè del principio di cittadinanza, cioè dei cittadini comunque consapevoli, magari anche attivi, e anche questi sono sempre di più. Fa aumentare il senso di comunità, migliora le soluzioni possibili a un determinato problema. Ci sono altre slide che non ho messo che ci dicono anche, come dire, e queste sono quelle, no, che interessano di più magari gli amministratori, credo che oggi noi siamo invece in un contesto di persone che lavorano su questi temi, il fatto che poi ha una ricaduta anche comunque sul consenso nei confronti dell'amministrazione che promuove questi processi. Questo lo dico perché, insomma, questi sono anche dati su cui fare leva quando magari c'è un amministratore scettico rispetto a quello che può essere appunto l'impatto sul suo livello di consenso. E poi ho messo un paio di slide per dire, oggi siamo qui a parlare di opere pubbliche, io quando sono stato invitato ho detto, guarda, sinceramente non mi sono mai occupata direttamente, non abbiamo fatto mai percorsi, processi relativi a grandi opere pubbliche, però quello che è emerso da questa indagine può ugualmente essere interessante perché vedete che comunque quelli che sono, diciamo, i temi legati al territorio, all'urbanistica e quindi, insomma, anche alle opere pubbliche, sono sicuramente i temi sui quali i cittadini credono che sia più necessario sentire la loro opinione, lo dico in modo banale. Quindi sicuramente, come dire, che sia la fontana del paese o che sia la grande opera di infrastruttura, è un qualcosa su cui i cittadini credono che le amministrazioni dovrebbero veramente ascoltarle. E abbiamo anche chiesto a questi stessi cittadini, appunto, poi se venissero invitati a partecipare a percorsi su queste materie, con queste metodologie, se sarebbero interessati a partecipare. E anche qui, insomma, i risultati sono molto incoraggianti, perché vedete delle percentuali altissime di cittadini. Questo, ribadisco, cioè è assolutamente un campione statisticamente rappresentativo. Abbiamo fatto un'indagine, peraltro, invece, su cittadini che hanno partecipato a percorsi partecipativi. E devo dire che alla fine i risultati, benché non siano statisticamente confrontabili, perché in un caso appunto è un campione rappresentativo, dall'altra parte no, però devo dire che i risultati sono sostanzialmente sovrapponibili. Quindi c'è anche tanta voglia di partecipare. E di nuovo, su quali tematiche, vedete che di nuovo tutto il tema del territorio, dell'urbanistica, ma anche dell'ambiente e del paesaggio sono, come dire, i temi sui quali i cittadini pensano di poter avere qualcosa da dire. Vi dico così, giusto per dire, insomma, sul tema dello sviluppo digitale, invece, da tutte le nostre indagini, più o meno c'è un interesse, per esempio, a partecipare a distanza, anzi, come dire, non c'è certo, cioè c'è la voglia di ritrovarsi in presenza, ma finalmente, dico io perché anche di democracy mi occupo ormai da quasi 20 anni, quindi in tempi in cui appunto era così tanto di frontiera che era quasi impossibile farlo, forse oggi finalmente riusciremo a farlo, perché non solo per tutta una serie di servizi online, ma anche per la partecipazione, finalmente si è capito che anche partecipare a distanza può avere dei vantaggi e può allargare la partecipazione. Quindi forse esclude qualcuno, ma include qualcun altro, e quindi forse oggi la cosa migliore è andare verso una partecipazione di tipo ibrido. Poi giusto così un accenno, perché visto che l'argomento di oggi era anche, no, la collaborazione tra amministrazioni, noi abbiamo dal 2018, o meglio nel 2018 siamo partiti con un processo di coprogettazione che poi ha dato, come dire, come esito alla costruzione di una comunità di pratiche partecipative. Oggi questa rete conta circa 350 persone, e queste persone sono persone che lavorano nelle amministrazioni pubbliche principalmente, ma sono persone che lavorano in associazioni, sono facilitatori e sono persone appunto che, cioè per noi, io
ormai dico che questo è diventato, e insomma lo dico con grande soddisfazione, un gruppo risorsa, perché noi ogni volta che dobbiamo pensare a un intervento, ne cito uno su tutti, la realizzazione del programma, non la realizzazione, la definizione del programma di formazione, noi partiamo con un workshop di coprogettazione con la comunità di pratiche partecipative. Quindi io dico un gruppo risorsa perché non sono io che davanti al mio PC dico cosa mi invento quest'anno per il programma di formazione, no? Lo chiedo al mio gruppo risorsa, la comunità di pratiche partecipative, e poi il mio lavoro dopo diventa quello di tradurre quei bisogni in un programma adeguato appunto per dare risposta. Un altro progetto invece che sta partendo adesso, non so se sapete, comunque nella legge sul territorio della regione Emilia-Romagna, nella legge più recente della 24 del 2017, è stata istituita anche questa figura del garante della comunicazione e partecipazione nell'ufficio di piano. Allora, questi sono questa figura che è stata istituita per legge nel 2017 non è ancora così diffusa comunque negli uffici di piano delle amministrazioni pubbliche locali dell'Emilia-Romagna, ma incomincia a essere prevista. Stiamo cercando anche su questo tema di fare un lavoro di messa in rete di questi soggetti, di capire quale può essere un tipo di formazione per loro più adeguata per ricoprire al meglio questo ruolo. Credo che in un tema come quello del dibattito pubblico, anche se non ho visto tra le grandi opere che coinvolgono il nostro territorio, ma sicuramente questi diventano un po' i nostri uomini e donne, soprattutto perché molte sono donne anche in quel caso, uomini o donne a lavana, no? Cioè dentro l'amministrazione diventa quel soggetto che ha competenza di processi partecipativi e quindi può in qualche modo non solo portare questa competenza forse dentro gli interventi di urbanistica, ma anche, perché no, rispetto agli altri settori, rispetto soprattutto a lavorare in maniera integrata. Noi quest'anno nel bando che uscirà il primo di novembre, noi facciamo tutti gli anni un bando di finanziamento di processi partecipativi realizzati da enti locali, da associazioni e quant'altro, e la proposta che la Giunta porta in sessione annuale partecipazione è quella per esempio di dare una premialità a progetti che prevedono l'integrazione di diversi settori dell'amministrazione, perché il tema della partecipazione su, appunto, per esempio un'opera pubblica non può riguardare solo l'ufficio che si occupa di opere pubbliche, ma deve riguardare anche l'ufficio che si occupa di sociale, l'ufficio che si occupa di ambiente, eccetera, eccetera. Mi fermo qui, basta, ho detto anche troppo, solo un'altra sul tema delle competenze, questa veramente così ascoltando mi è venuto in mente questo tema. Noi, come dicevo, facciamo un programma annuale formativo e quindi cerchiamo di far sì appunto che, come se nei primi anni 2000 si diceva la comunicazione deve diventare una competenza diffusa dentro le amministrazioni, oggi credo che come dire, anche le tecniche di facilitazione o la consapevolezza appunto su cosa significa fare partecipazione a sua volta deve essere una competenza diffusa, quindi non solo comunque degli uffici che si occupano di questo, ammesso che ci siano. La cosa però curiosa è che nel contratto collettivo nazionale di lavoro ci sono voluti 20 anni perché si andasse a individuare, no, i ruoli, i profili di chi si occupa di comunicazione. A quel punto però hanno messo il compito di gestire le consultazioni ai giornalisti pubblici. Allora, questo è curioso, forse fra 20 anni avremo un profilo di chi si occupa di partecipazione. Nel frattempo io credo, insomma, che anche qui si sia un po' mal interpretato, perché pensare che si debba occupare di consultazioni pubbliche chi fa il giornalista pubblico, insomma, con tutto il rispetto che ho per i giornalisti pubblici, è anche il mio primo mestiere, però ecco, sono profili di competenza, credo, decisamente diversi. Grazie. Grazie Sabrina, è sempre molto interessante ascoltare quello che succede in Regione Emilia-Romagna. Io insomma siamo un po' stretti coi tempi, quindi do subito la parola a Luigi Reggi, poi vi ricordo sempre che avete una chat, potete porre delle domande, ci sarà, insomma lasciamo qualche minuto alla fine anche per le conclusioni che saranno affidate a Sabina Bellotti. Lascio la parola a Gigi. Moniton, quindi parliamo di monitoraggio civico, valutazione delle politiche pubbliche fatte dai cittadini. Prego. Grazie mille Laura, grazie davvero dell'invito di essere qui.
E grazie per gli interventi che mi hanno preceduto, da cui sto imparando davvero tanto, ho preso un sacco di appunti, e davvero molto molto interessanti, non lo dico per, diciamo, per retorica. E allora, io vi volevo parlare diciamo un po' della fase un po' a valle della decisione su un'opera nella fase di avvio, cioè della fase in cui l'opera viene effettivamente realizzata e viene conclusa, quindi ha, diciamo, poi degli impatti per la cittadinanza. E questa fase è una fase in cui diciamo, la cittadinanza, le comunità, chiamiamole così, a livello locale hanno molto da dire, e senza, diciamo, escludere anche l'utilità, diciamo, di partecipare sin dall'inizio della definizione dell'opera nella progettazione, ma anche nelle fasi successive noi crediamo che possa avere un valore. Questo perché molto dell'efficacia, e questo un po' lo vediamo che come sarà il PNRR e come sono stati tanti fondi nazionali ed europei gestiti in questi anni, l'attuazione delle opere pubbliche e in generale degli interventi pubblici si gioca, no, nelle fasi attuative. Cioè tutto può essere ottimo sulla carta, ma poi in realtà quando si passa a mettere le mani diciamo, dentro i processi effettivi di realizzazione, e lì si creano un sacco di, appunto, ritardi, problemi o inaspettate, diciamo, buone pratiche da riutilizzare. No? E, insomma, per questo io volevo presentarvi un caso studio, diciamo, chiamiamolo così, che è un'associazione di cui faccio parte, si chiama Moniton, che vuol dire maratona di monitoraggio civico delle politiche pubbliche. È un'iniziativa della società civile che indipendente, che nasce però nel 2013, quindi già sono qualche anno che facciamo questi tipi di esercizi, dal gruppo di lavoro di Open Coesione, che è il portale nazionale con i dati sulla politica di coesione, quindi fondi europei e i fondi nazionali per la coesione, alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento Coesione. E poi chiaramente si è sviluppato con il contributo di giornalisti, attivisti, sviluppatori, noi nasciamo anche nell'ambito poi della comunità Open Data, Open Government. E l'idea è quella di coinvolgere associazioni locali, studenti, tanti, la maggior parte sono studenti, sia delle scuole superiori che universitari, e comunità informali, e a volte anche singoli individui, nel monitoraggio civico, cioè nella partecipazione a una sorta di presidio, no? Di controllo di quello che le amministrazioni fanno, quindi la fase attuativa degli interventi, non chiaramente, diciamo, da un punto di vista, chiamiamolo punitivo, no? Di andare a capire se ci sono episodi di corruzione, anche se, diciamo, quello non si esclude, diciamo, a prescindere, però l'idea è quella di migliorare l'efficacia degli interventi realizzati. Quindi in questo caso riprendo la domanda, no, del dottor Bonaretti. Per noi essenzialmente la partecipazione in questo caso è un mezzo, non è un fine. Vogliamo che le opere o comunque tutti gli interventi pubblici che andiamo a monitorare siano più efficaci, sono efficaci dal punto di vista del cittadino, che è una cosa che, diciamo, a volte non viene così misurata dalle pubbliche amministrazioni, no? Quindi Moniton che fa? Partecipa a iniziative o, diciamo, promuove iniziative per provare a coinvolgere le comunità, che, diciamo, questi gruppi informali sui territori, ad andare a vedere come si muove il progetto. Questo lo fa attraverso interviste, lo fa attraverso visite sul campo, raccolta di informazioni, documenti. E noi facciamo parte anche di due reti che ultimamente si stanno mettendo insieme per il monitoraggio civico del PNRR, che sono l'Osservatorio Civico PNRR e l'IBENTER. Abbiamo anche recentemente avuto un finanziamento dalla Commissione europea per una rete di monitoraggio civico sui progetti ambientali in particolare. Io, per farvi vedere, entrando subito nel concreto e anche per, insomma, per
perdere meno tempo nella descrizione, volevo far vedere, a partire dal sito di Moniton, alcuni degli strumenti che abbiamo realizzato. E in pratica cosa significa questo monitoraggio? Allora, se prendiamo, qui abbiamo appunto alcuni di report di monitoraggio civico su alcuni progetti a Torino che sono stati monitorati dagli studenti dell'Università di Torino nell'ambito appunto di questo progetto che vi dicevo con la Commissione Europea e l'Associazione Lunaria. Questo è un report di monitoraggio civico, un esempio, in cui ci sono, da una parte, ci sono i dati che, pubblici del monitoraggio amministrativo, del Sistema Nazionale di Monitoraggio, che noi prendiamo da Open Coesione. Quindi dal titolo del progetto, i tempi, le modalità di finanziamento, chi sono i soggetti, finanziatori, programmatori, attuatori, eccetera. Sulla destra, invece, i cittadini sono chiamati attraverso la compilazione di un form che è abbastanza standard, attraverso una guida che, se facciamo in tempo, vi faccio vedere, sono portati a dare un giudizio, no? A valutare come sta andando il progetto, quindi sia nella fase in itinere sia nella fase ex post, e verificare l'avanzamento in questo caso, capire, partire dalle procedure, intervistare i soggetti responsabili, individuare eventuali problemi e dare delle soluzioni, delle idee che poi vanno, sono diciamo, al centro di un dibattito che avviene nella fase successiva. Cioè ognuno di questi report viene portato agli amministratori in un evento pubblico. Questo avviene, in questo caso diciamo, è stato organizzato un evento con tutta la filiera delle amministrazioni pubbliche dal livello della Commissione Europea al PON Città Metropolitane, che è l'autorità di gestione che finanzia questo progetto, in questo caso è una pista ciclabile a Torino, e la Città Metropolitana, il Comune di Torino, che è l'ente che poi ha realizzato il progetto, e c'è stato appunto un momento in cui questi studenti hanno segnalato i problemi e questi sono stati, diciamo, recepiti dalle amministrazioni. Questo chiaramente ha, qui mi ricollego di nuovo a un altro degli ottimi spunti del dottor Buonaretti, questo funziona quando i progetti non sono enormi. Noi abbiamo degli esempi anche di grandi infrastrutture che siamo nel passato siamo andati a vedere, ma se i progetti sono molto locali, iperlocali, e c'è una sorta di matching, diciamo, una coerenza tra quelli che sono gli interessi di queste comunità e di questi studenti con i progetti che noi riusciamo per cui riusciamo ad avere informazioni dei dati pubblici che vengono rilasciati, ad esempio il portale Open Coesione, in questo caso si crea un po' quell'alchimia che poi permette effettivamente un ottimo risultato. Tornando indietro, questa è l'home page del nostro sito, si chiama moniton.eu. Vedete qui una mappa con i report di monitoraggio civico che sono stati inviati, che ora sono 910, ed è possibile anche selezionarli per tema, quindi uno dei temi è i trasporti e infrastrutture, tra gli altri diciamo, filtri che si possono utilizzare, e si possono vedere quali sono appena iniziati, procedono con difficoltà, sono bloccati, sono conclusi e utili o sono conclusi e inefficaci. Sul tema trasporti, infrastruttura, rete, che comprende anche la mobilità sostenibile, abbiamo quasi 100 report. Sono report che costituiscono una sorta di piccolo tesoretto che può essere utilizzato in forma appunto di dato che viene raccolto, dato civico che viene raccolto dalla cittadinanza, anche nella fase poi di pianificazione di nuove opere, nel senso che quello che è un po' la lezione appresa dall'esperienza poi può essere rigiocata anche nella partecipazione alla successiva fase poi di progettazione e di design. Vi faccio vedere un altro strumento che anche qui pensiamo di estendere nei prossimi mesi ai dati sul PNRR, appena saranno disponibili i dati sui singoli progetti, sto parlando dei dati del monitoraggio amministrativo. Questa è un'altra mappa, simile a quella di prima. Qui i pallini invece sono i singoli progetti finanziati.
Quindi un comunità, un cittadino che vuole andare a vedere quali sono i progetti nel proprio quartiere, nella propria città, li può selezionare, li può filtrare, qui non ho tempo di andare nel dettaglio, però può entrare in un'area riservata del nostro sito in cui creare quel report che abbiamo visto prima. Quindi tutto abbastanza semplice, in più qui trova una guida, è una guida che si adatta alle caratteristiche del progetto, prende dei dati in tempo reale da, in questo caso, da Open Coesione e dal portale della Commissione Europea e aiuta il cittadino monitorante a reperire le informazioni magari a volte un po' difficili da capire, da interpretare sulla storia amministrativa, no? Sui processi amministrativi che hanno dato origine alle decisioni poi di finanziamento, ma anche danno una mano un po' nella valutazione, nel dare un po' delle metodologie che possono aiutarlo a porre poi le domande giuste. Quindi questo, scusate se vado veloce, però qui trovate ad esempio quali sono i soggetti che fanno parte di questo progetto e una griglia di domande un po' generali su come valutarli e nel caso in cui ci siano particolari settori anche delle domande specifiche che vengono dalla nostra esperienza e da una serie di interviste che abbiamo fatto con degli esperti. Grazie, grazie Gigi, scusami se ti devo interrompere ma siamo andati un po' lunghi e vorremmo riuscire a chiudere rispettando i tempi che ci eravamo dati. Avevo finito. Vedi? Quindi è andato bene, non ti ho interrotto. In ogni caso il sito, abbiamo messo l'URL nella chat, quindi tutti possono approfondire e vedere tutte le novità che state offrendo. Io lascio adesso la parola per la chiusura a Sabina Bellotti. Ringrazio intanto tutti i relatori. Prego Sabina. Un compito non facile, ringrazio anch'io tutti i relatori, è stato molto 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 interessante, ho preso molti appunti e ho ritrovato nelle vostre esperienze di livello diverso, dalle amministrazioni alla regione, all'organizzazione della società civile, la medesimo impegno e vorrei dire la medesima direzione per certi versi. Provo a chiudere dicendo, Mauro ci ha posto una domanda, Mauro Bonaretti, che era partecipazione come fine o come mezzo. Provo a raccogliere elementi per dare una risposta alla fine, ovviamente una mia risposta molto provvisoria, ma ci provo, raccogliendo degli elementi da ognuno degli interventi che avete fatto. Si è detto che non, e siamo penso d'accordo tutti, la partecipazione come adempimento o come strumento di manipolazione è qualcosa che non riconosciamo nella nostra visione comune di questo concetto e di questa applicazione, di questa dimensione così importante di dialogo con i nostri stakeholder che è la partecipazione. Sappiamo quindi, abbiamo molto chiaro che cosa non deve essere o come non dobbiamo interpretare la partecipazione o come non dobbiamo usare la partecipazione. E questo è qualcosa che forse va ben chiarito al di fuori, come dire, degli spazi condivisi dai funzionari, dai dirigenti, va condiviso con la politica. È importante che i nostri rappresentanti politici capiscano come deve essere e come può essere correttamente usata la leva della partecipazione. Che cosa invece, a che cosa serve? Come avete riconosciuto essere utile la partecipazione? Mauro ha concluso dicendo che per lui, e lo condivido profondamente, è e deve essere uno strumento di costruzione del capitale sociale, serve a costruire comunità. E direi di più, questo guardando uno sguardo al di fuori delle amministrazioni pubbliche, ma anche al di dentro delle amministrazioni pubbliche, agire la partecipazione serve a sentirsi parte di una comunità, perché noi ce lo diciamo sempre che le amministrazioni hanno ancora questo difetto di considerare gli stakeholder esterni degli esterni. Bisogna creare una maggiore permeabilità fra il dentro e il fuori, nei modi di lavorare, nella visione che abbiamo, nel linguaggio e quindi la partecipazione serve anche a creare questa osmosi fra interno ed interno, secondo me. Dall'intervento del MAT che ho trovato veramente molto interessante, ringrazio la dottoressa Cossu, credo che siate voi che dobbiate forse
insegnare anche qualcosa a noi, quindi la mia proposta è di una partnership tecnica continua, perché credo che il vostro percorso sia un percorso che sia pure in qualche modo facilitato da un'agenda comune internazionale e nazionale, che è quella dei Sustainable Development Goals. Forse il governo aperto non ha, da questo punto di vista, come dire, una piattaforma identica e forte e condivisa e strutturata che ci aiuti ad andare in una direzione così, come dire, convinta, decisa, ma avete fatto un gran lavoro. Io sono meravigliata, non seguo per mio profilo le tematiche dello sviluppo ambientale, ma credo che veramente possiamo confrontarci per quanto riguarda il vostro percorso di costruzione del forum multi-stakeholder e le vostre metodiche di partecipazione, e desidero che la vostra esperienza venga portata come buona pratica a livello di OGP, ora che l'Italia affronterà fra poco la presidenza, quindi avremo la possibilità di dare ai nostri partner a livello mondiale anche delle indicazioni su esperienze, su pratiche che l'Italia è riuscita a portare avanti. Quindi la ringrazio molto per l'intervento. Quindi partecipazione per fare sostenibilità ambientale, e che non si può fare senza la partecipazione. Lei ha detto che il suo forum è uno spazio abilitante, così come io penso e vorrei che fosse il nostro forum, uno spazio abilitante che fa incontrare le politiche pubbliche e le energie sociali. L'approccio sistemico sulle politiche è uno degli elementi che per noi è fondamentale nel governo aperto. Il governo aperto per definizione è un incrocio fra diverse politiche pubbliche ed è assolutamente necessario riuscire a creare questo approccio sistemico. Per questo cerchiamo di collaborare e di dialogare con tutti gli attori istituzionali a livello nazionale, e abbiamo bisogno anche di un approccio multilivello. E vengo al tema della regione Emilia-Romagna. Da sempre un attore avanzato, come è stato ricordato, su questi temi. Mi è piaciuta questa serie di domande e risposte in questo dialogo che lei ha avuto, e la ringrazio per aver portato la sua esperienza. Sicuramente sono convinta che la partecipazione deve servire soprattutto a noi per ascoltare e per capire, non per immediatamente decidere, perché noi che crediamo nel governo aperto vogliamo dei processi di co-creazione, di co-decisione, ma se non abbiamo la capacità di fare un problem setting fatto bene e non abbiamo la capacità di individuare le opzioni possibili, che sono sempre varie nella composizione degli interessi, non abbiamo neanche la possibilità di saper guidare bene i processi di co-creazione. Quindi penso che questo passaggio che lei ha individuato di necessità di usare in questo senso la partecipazione, per arrivare poi anche in questo, mi è piaciuta questa contrapposizione che ha fatto, con questo confronto fra dibattito e dialogo, questa necessità di, come dire, di ricomporre nel dialogo, il dialogo portandolo verso la costruzione di un interesse collettivo. Non si parte da un interesse collettivo, si deve arrivare a scoprire un interesse collettivo. È chiaro che voi nel settore pubblico, a confronto diretto con i cittadini, avete lo svantaggio, ma anche il vantaggio di poter dialogare molto con loro. Noi che facciamo parte del mondo delle amministrazioni centrali e che abbiamo l'onere delle definizioni delle politiche, abbiamo un punto di vista più distante, ma Racosso sta annuendo e la capisco, perché io ho sempre lavorato a livello di amministrazioni centrali. Da ultimo l'esperienza di Moniton, che ha già dato una sua risposta: partecipazione come mezzo. E questo mi porta a una mia risposta complessiva, conclusiva, che nasce da tutti i vostri veramente interessanti e utili spunti, e lo voglio ribadire, che secondo me, per rispondere a Mauro, la partecipazione può essere e deve essere sia un fine che un mezzo. La nostra capacità deve essere quella di capire quando lo dobbiamo usare come fine, quando lo dobbiamo usare come mezzo. Il diverso livello di maturità dell'amministrazione che fa partecipazione, di maturità organizzativa, diverso livello di maturità di un territorio o di una politica, rendono secondo me lo strumento non identico. Quindi io diffido un pochino di quest'idea degli professionisti della partecipazione, perché credo, come ha ricordato Sabrina Franceschini, che la partecipazione debba essere una competenza diffusa nelle amministrazioni, e per diffusa intendo appunto, così come abbiamo commesso in passato l'errore di pensare che bastava uno specialista della qualità, uno specialista, non so, della trasparenza, invece queste sono per definizione leve che servono, che devono essere patrimonio culturale di tutto il personale pubblico a partire dalla dirigenza. Poi possiamo anche avere degli esperti facilitatori, ma se non abbiamo capito noi che tipo di lavoro devono
svolgere queste persone, non glielo possiamo far fare in maniera adeguata agli obiettivi che l'amministrazione si sta ponendo in quel momento. Quindi per me la risposta è questa, ma la apro senz'altro e la rilancio sia al mio vertice e sia alla comunità del governo aperto, dell'Open Gov, che noi stiamo con la quale stiamo dialogando, perché sicuramente, dato che ci siamo posti l'obiettivo di una riflessione nazionale anche per la definizione di una strategia nazionale, e il tema della partecipazione è così importante dentro una strategia nazionale per il governo aperto, sicuramente questo è un quesito che ci porremo e che cercheremo di risolvere. Grazie a tutti voi, voglio ricordare che abbiamo bisogno della customer satisfaction, chiedo alla regia di metterla nella chat e invito tutti per favore a farlo subito, perché altrimenti poi non vi ricordate di noi e noi abbiamo bisogno di migliorare in continuo, e di iscrivervi, di continuare a seguire il ciclo dei webinar. Lascio a Laura, perché vado veramente di corsa, ho una riunione con la GP adesso, di dare i riferimenti degli ultimi dei webinar che seguono. Ringrazio veramente tutti per la partecipazione e in particolare i relatori e Yolanda, che ha fatto il lavoro di apertura e di impostazione del tema, e grazie ai colleghi del Formez per il loro lavoro dietro le quinte. Grazie a tutti, grazie ai partecipanti. Grazie Sabina. Un'ultima cosa prima di salutarci velocissimo, ci sono altri webinar, abbiamo detto questo è il primo del ciclo, i webinar successivi, il prossimo appuntamento sarà il 14, la settimana prossima, dedicato al tema della trasparenza e integrità. Ci sarà poi un webinar dedicato al tema dell'innovazione digitale, ovviamente per il governo aperto, quindi in una declinazione che non sia tanto, diciamo, sugli aspetti tecnologici quanto quelli più legati proprio alla trasparenza, all'apertura, all'inclusione. E infine un ultimo webinar dedicato al tema dello spazio civico, quindi tutto il tema legato alle libertà, al diritto dell'informazione, diritto di informazione, all'accesso all'informazione, nel quale avremo nuovamente l'intervento di Alessandro Bellantoni di Oxe. Chi di voi ha seguito l'intervento di lunedì? Oxe ha fatto e sta facendo uno studio molto interessante sul tema del civic space. Tutti i webinar sono presentati con delle schede informative su eventi PA, quindi è su quel sito che vi invito ad andare per iscrivervi. È necessario iscriversi a ciascun webinar del ciclo. Io ringrazio tutti per aver partecipato così numerosi, ancora adesso siete oltre 120, quindi grazie davvero tutti, grazie moltissimo ai relatori per il loro contributo, per il tempo dedicato. E al prossimo webinar. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci.